Quando ero bambina, andai a vedere la Garbo nella Signora delle Camelie almeno 5 o 6 volte e ogni volta ero sicura che non sarebbe morta di tisi. Sedevo nel buio della sala con il fiato sospeso e speravo e ogni volta rimanevo delusa e ogni volta mi ripromettevo di tornare alla ricerca del lieto fine perché ero convinta dell'esistenza di un'ultima bobina con le scene finali del film che evidentemente era stata sostituita, messa via e dimenticata in chissà quale cantina di Hollywood. Greta Garbo sopravvive a tutto, anche ai protoni d'esecuzione, sempre. Io voglio ancora credere nell'esistenza di quell'ultima bobina, voglio ancora credere nell'esistenza di un lieto fine per ogni storia. Tutto dipende dall'intensità con la quale lo cerchi e da quanto profondamente tu ne abbia bisogno. Il neonato era stato ritrovato nel cestino della carta straccia, con il cordone ombelicale legato intorno al collo. La madre, svenuta sulla soglia della sua cella, era stata accusata di omicidio colposo e il suo caso era stato affidato a me, dottoressa Martha Livingston, in quanto psichiatra del tribunale per accertare se fosse giuridicamente responsabile. Io la volevo aiutare. Dottoressa Livingston, suppongo. Sono madre Miriam Root, direttrice del convento. Prego, non c'è bisogno che mi chiami madre se non lo desidera. Può chiamarmi sorella? Aspetta. Di là c'è il suo Agnese per il vostro appuntamento. Le permettono di stare al convento fino al processo? Sì, lo so. Volevo offrirle il mio aiuto. Grazie, sorella, ma non ho ancora neppure incontrato suor Agnese. Se dopo che le avrò parlato fosse ancora qualcosa di poco chiaro, sarò felice di parlare con lei. Ah, ma non credo potrà essere di aiuto. Che cosa intende? Ha avuto un vuoto, ha dimenticato tutto. Io sono la sola persona che può rispondere alle sue domande. La conosce molto bene? Sì, molto bene. Sono stata prescelta per essere madre superiore circa 10 anni fa, poco prima della sua venuta da noi. Quindi penso di essere più che qualificata per rispondere a qualsiasi domanda lei voglia fare. Le dispiace di non fumare? Mi scusi, avrei dovuto chiederle se le dava fastidio. Mai offrire un aperitivo a un alcolista, non è così che si dice? Era una fumatrice. 2 pacchetti al giorno. Ah, io la supero, sorella. Ah, Lucky Strike. Però... Mia sorella diceva sempre che una delle poche cose a cui credere in questo pazzo mondo è l'onestà dei fumatori di sigarette senza filtro. Aveva una sorella molto spiritosa. E lei delle domande. Le tiri fuori. Chi sapeva della gravidanza di Agnese? Nessuno. E come ha fatto a tenerla nascosta alle altre suore? Si svestiva e si faceva il bagno da sola. E durante il giorno? Qui dentro? Avrebbe potuto nascondere una mitragliatrice se avesse voluto. Non ha fatto delle visite mediche durante quel periodo? Abbiamo la visita di controllo solo una volta l'anno. Chi ha trovato il neonato? Io, l'ho trovato io. Quella sera avevo dato a suor Agnese il permesso di ritirarsi presto, non si sentiva troppo bene. Poco dopo andai nella sua stanza e la trovai svenuta accanto alla porta e chinandomi per cercare di rianimarla. Ho trovato il cestino della carta straccia. Trovato? Sì. Era nascosto contro il muro, sotto il letto. E come mai hai pensato di guardare proprio lì? Stavo pulendo per terra, c'era molto sangue. Era da sola quando lo ha trovato? No, un'altra sorella, suor Margherita, era con me. È stata lei a chiamare la polizia. Ha trovato per caso un diario, delle lettere? Non capisco. Qualcosa che la potesse mettere sulle tracce dell'identità del padre? No, non ho trovato nulla. Secondo lei chi è stato? Non ne ho idea. Quali uomini potevano avere contatti con lei? Nessuno che io sappia. Non c'era un medico? Sì. Un uomo? Sì. Non c'era un prete? Sì, padre Marsha. Non lo vedo come un probabile padre.
Molto timido. Potrebbe essere stato qualcun altro. Qualcuno sarà stato. E perché non si è preoccupata di scoprire chi fosse? Dottoressa Livingstone, quando è successo il fatto mi sono preoccupata moltissimo e proprio non ho idea di come lei abbia potuto avere quel bambino. Perché non l'ho chiesto a lei? Non ricorda neppure il momento della nascita, lei crede che possa ammettere il concepimento? Sofia, sorella! Sembra che l'unico fatto importante sia che ci fosse quel neonato, dottoressa. Questo è quello che noi sappiamo. Io non credo che tutto il resto abbia a che fare col processo. Questo cosa glielo fa pensare? Non mi faccia troppe domande, cara. Io non sono il paziente. Ma io sono il medico. Sono io che decido cosa è o cosa non è importante qui. Sì, certo. Allora perché evita di rispondere alle mie domande? Io lo sto evitando. Chi è il padre? Non lo so. Adesso vorrei vederla. Senta, io non so come dirglielo con garbo, ma non approvo. O non lei personalmente. No, la scienza della psichiatria. Sì, sì. Io voglio che lei tratti Agnese nella maniera più rapida e delicata possibile. È una creatura fragile. Io non credo che resisterebbe ad alcun genere di controinterrogatorio. Io non faccio parte dell'Inquisizione, sorella. E io non vengo dal Medioevo, dottoressa. So chi è lei. Lei è un chirurgo. E io non voglio che quel cranio venga scoperchiato. Vi è qualcosa lì dentro che lei non vuole che io veda? No, voglio solo che lei sia prudente, questo è tutto. E rapida. Perché? Sì. Perché Agnese è diversa. Spesso quando è sola. Sempre si imbarazza a cantare di fronte agli altri. Lo sai che la prima volta che l'ho sentita mi sono emozionata? Io non riuscivo ad associare quella voce alla ragazza semplice che conoscevo. Quella voce appartiene a qualcun altro. La può chiamare per cortesia? Sarà prudente, però. Sono sempre prudente, sorella. Posso restare? No. La vado a chiamare. C'era una folla scatenata che si era radunata davanti a un giudice che l'accusava di aver impiccato un uomo senza un processo imparziale e giusto. Oh, vostro onore, abbiamo ascoltato tutto quello che l'uomo aveva da dire, dopodiché lo abbiamo impiccato quel figlio di puttana. Madre Miriam non credeva che io sarei riuscita a mantenere la mia obiettività. Certo, non poteva sapere di Maria, ma doveva sospettare qualcosa. Maria era la mia sorella più piccola, che all'età di 15 anni decise che aveva la vocazione, sicché mia madre, senza pensarci su due volte, la spedì in convento. E io non la rividi mai più. Ricevetti una telefonata nel cuore della notte, in cui mi si diceva che Maria era morta per un attacco di appendicite perché la sua madre superiora non aveva voluto mandarla in ospedale. No, no, non credo proprio che avrei potuto essere molto obiettiva. Ma detto questo ci provai. Ricordo l'attesa per vedere il corpo di Maria in una piccola cella del convento. Fissavo le pareti e il pavimento immacolati e pensavo, mio Dio, che metafora per le loro menti. E fu in quel momento che capii che il mio Cristo, la mia religione, era questo. Era l'intelletto. Tutto quello che io non capisco di questo mondo era chiuso in questi pochi centimetri cubi, in questa conchiglia di carne, ossa e sangue. Era chiuso il mistero di tutto l'assoluto. Guardo un albero e penso, non è meraviglioso che io abbia creato qualcosa di così verde? Dio non è là fuori, Dio è qui dentro. Dio sei tu. O meglio, tu sei Dio. Naturalmente, madre Miriam non avrebbe potuto capire tutto ciò. Mi ricordava talmente mia madre. E quanto ad Agnese,
Beh, solo a sentire la sua voce. Salve. Sono la dottoressa Livingstone. Mi è stato richiesto di parlarvi. Posso? Sì. Hai una voce incantevole, Agnese. No, non è vero. Ho appena finito di ascoltarti. Quella non ero io. Era forse la suora guardiana? Quella donna alta con gli occhi rosa che assomiglia a un'ospita? Ah, lo so, non è una cosa molto carina da dirsi, ma meglio è così. Non sei d'accordo? Sì. Sei molto carina, Agnese. No, non lo sono. Non te l'ha detto mai nessuno prima di ora? Non lo so. Beh, adesso te lo sto dicendo io. Sei molto carina e hai una voce incantevole. Perché non parliamo di qualcos'altro? Di che cosa vorresti parlare? Non lo so. Qualsiasi cosa. La prima cosa che ti viene in mente. Dio. Ma non c'è nulla da dire su Dio. La seconda cosa che ti viene in mente. L'amore. Perché l'amore? Non lo so. Tu hai mai amato qualcuno, Agnese? Oh, sì. Chi? Dio. Voglio dire, hai mai amato un altro essere umano? Oh, sì. E chi? Tutti. Chi in particolare? In questo momento? Sì. Amo te. Hai mai amato un uomo all'infuori di Gesù Cristo? Oh, sì. Chi? Ce ne sono così tanti. Dunque, ami padre Marshall? Sì. E pensi che lui ami te? Ma io lo so che lui mi ama. Te l'ha detto lui? No, ma quando lo guardo negli occhi posso capirlo. Siete mai rimasti insieme da soli? Sì. Spesso? Almeno una volta alla settimana. E ti fa piacere? Oh, sì. Dove vi incontrate? Nel confessionale. Capisco. Vi siete mai incontrati fuori dal confessionale? Lei vuole parlare del bambino, non è vero? Ti andrebbe di parlarne? Io non ho mai visto nessun bambino, penso che se lo siano inventato. Chi? La polizia. Perché avrebbero dovuto? Non lo so. Ti ricordi la notte in cui dissero che era arrivato? No, stavo male. Stavi male? Sì. Che cosa ti sentivi? Qualcosa che avevo mangiato. Ti faceva male? Sì. Dove? Laggiù. E allora che cosa hai fatto? Sono andata in camera mia. E lì cosa è successo? Mi sono sentita anche peggio. E poi? Mi sono addormentata. In mezzo a tutti quei dolori? Sì. Ma il bambino, da dove era arrivato? Quale bambino? Quello che si sono inventati. Dalle loro teste. È da lì che hanno detto che è arrivato? No. Dicono che è arrivato dal cestino della carta straccia. E prima di allora? Da Dio. Dopo Dio, prima del cestino della carta straccia. Non capisco. Agnese, come nascono i bambini? Lei non lo sa? Sì, io credo di saperlo, ma vorrei che me lo dicessi tu. Io non so di che cosa lei stia parlando. Lei vuole parlare del bambino, tutti vogliono parlare del bambino, ma io non ho mai visto nessun bambino, per cui non posso parlare del bambino, perché non credo nel bambino. E allora parliamo di qualche altra cosa. No, non ho più voglia di parlare, ho parlato per settimane, ma nessuno mi crede quando dico le cose, nessuno mi ascolta. Io ti ascolterò, è il mio lavoro. No, non voglio dover rispondere ad altre domande. Allora facciamo così, le domande le fai tu. Tu chiedi e io risponderò. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Qual è il suo vero nome? Martha Louise Livingstone. Lei è sposata? No. Le piacerebbe esserlo? Non più. Ha figli? No. Ne vorrebbe qualcuno? Non posso più averne. Perché? È che ho smesso di avere le mestruazioni. Perché fuma? Ti dà fastidio? Niente domande. Giusto. Fumare per me è un'ossessione. Ho cominciato a fumare quando è morta mia madre. Era un'ossessione anche lei. Suppongo che smetterò di fumare quando sarò ossessionata da qualche altra cosa. Ci sono altre domande?
Sì, ce n'è una. Quale? Lei da dove pensa che vengano i bambini? Dalle loro madri e dai loro padri, naturalmente. Prima di questo non so. Ebbene, io penso che essi arrivino quando un angelo illumina il petto della loro madre e le sussurra nell'orecchio. È così che i bambini buoni cominciano a crescere. I bimbi cattivi invece arrivano quando un angelo si spinge fin dentro, laggiù, e crescono. Crescono fin tanto che non escono fuori da là sotto. I bimbi buoni invece, io non lo so da dove vengano fuori. E la loro differenza non si vede, salvo che i bimbi cattivi piangono sempre e fanno scappare i loro padri. E le loro madri si ammalano gravemente e qualche volta muoiono. Mammina non era molto contenta quando è morta. E penso che sia finita all'inferno, perché ogni volta che la vedo sembra uscita da una doccia bollente. E non sono mai sicura se sia lei o la signora che mi dice le cose. La signora che ho visto quando avevo 10 anni. Ero sdraiata sul prato e guardavo il sole. E il sole divenne una nuvola e la nuvola divenne la signora. E lei disse che mi avrebbe parlato. Poi i suoi piedi iniziarono a sanguinare e io vidi che vi erano dei buchi sulle mani e sul fianco e cercavo di raccogliere il sangue che cadeva dal cielo, ma non ci riuscivo perché i miei occhi mi facevano male, perché c'erano delle enormi macchie nere davanti. E lei mi dice cose come... In questo momento sto piangendo. Maria! Maria! Ma io non lo so cosa significa. E poi ha l'abitudine di cantare per me. È come se gettasse un grande amo in aria e mi acchiappasse da sotto le costole e cercasse di tirarmi su. Ma io non riesco a muovermi perché mammina mi tiene ferma per i piedi e l'unica cosa che io riesco a fare è cantare con la sua voce. È la voce della signora. Dio ti ama. Dio ti ama. Conosci nessuno, Maria? No. E lei? No. Perché dovrei? Non lo so. Le senti spesso queste voci? Non ho più voglia di parlare, d'accordo? Ho solo voglia di tornare nella mia stanza. Totalmente squilibrata, solo una gran bugiarda. Quali sono le sue conclusioni? Non le ho ancora tratte le mie conclusioni. Lei che ne dice? Io? Sì. Lei la conosce meglio di me. Qual è la sua opinione? Penso che non sia pazza e neppure che stia mentendo. Ma pensa che possa aver avuto un bambino senza sapere nulla di sesso e di parto. È un innocente. Lei è convinta di non essere stata toccata da nessuno. Eccetto che da Dio. Nella sua mente non c'è posto per altri fatti. La madre l'ha tenuta quasi sempre dentro casa. È andata pochissimo a scuola. Quando la madre è morta, Agnese è venuta da noi. Non è mai stata là fuori, dottoressa. Non ha mai visto una trasmissione televisiva, un film. Non ha mai letto un libro. Ma se lei pensa che sia così innocente, come può aver avuto un bambino? Questo è un omicidio colposo, non un assassino. Lei non ha ucciso quel bambino coscientemente, ecco perché è innocente. Lei in tutta onestà non ricorda. Aveva perso tanto di quel sangue che sarebbe morta se io non l'avessi trovata. Dunque lei vuole che io creda che abbia ucciso il bambino, nascosto il cestino della carta straccia e che poi si sia trascinata a carponi fino alla porta, tutto in una sorta di trance mistico. Ma a me non importa di quello che crede lei. Lei è la sua psichiatra, non il suo giudice. Lei non è qui per stabilire se sia o meno colpevole. È stata mai messa in discussione la sua colpa? In che senso? Qualcun altro potrebbe aver ucciso il bambino. Non agli occhi della polizia. E i suoi? Ma io gli ho già detto quello che penso. Sì, che al momento era incosciente. Sì che qualcuno sarebbe potuto entrare benissimo nella sua stanza e farlo. Ma chi? Ma non lo so. Una delle altre suore. Aveva scoperto del bambino, voleva evitare lo scandalo. È assurdo. Non è stata mai presa in considerazione questa ipotesi? Nessuno sapeva della gravidanza di Agnese, nessuno. Neppure Agnese.
Quando si è accorta per la prima volta di questa sua innocenza? Poco tempo dopo che era arrivata qui da noi. Cos'era successo? Oh, smise di mangiare, completamente. Per quanto tempo? Beh, non ricordo esattamente, forse un paio di settimane. E perché lo avrebbe fatto? All'inizio si rifiutava di dare spiegazioni, poi... Poi è stata condotta da me e quando siamo rimaste da sole ha confessato e disse che sono stata comandata da Dio. Egli ti ha parlato direttamente? No. Attraverso qualcun altro? Sì. Chi? Non posso dirlo. Perché? Perché mi darebbe una punizione. Una delle sorelle? No. Chi? E perché ti direbbe di non mangiare? Perché sto diventando grassa. Per l'amor di Dio. Mi guardi, c'è troppa carne su di me. Agnese. Sono una palla. Ma che importanza vuoi che abbia se sei grassa oppure no? Perché? Qui non devi preoccuparti di essere attraente. Sì che devo essere attraente davanti agli occhi del Signore. Ma lui ti ama così come sei? No, non è vero, lui detesta le persone grasse. Chi ti ha detto una cosa del genere? È un peccato essere grassi. Perché? Guardi l'estate. Sono madre. Agnese. Questo è perché stanno soffrendo. Soffrire è bellissimo e io voglio essere bellissima. Io voglio sapere chi ti dice queste cose. L'ha detto Cristo nella Bibbia. Egli ha detto: soffrite come piccoli bambini perché per loro è il regno dei cieli e io voglio soffrire come un piccolo bambino. Non era questo che lui intendeva. Io sono un piccolo bambino, ma il mio corpo continua a crescere ogni giorno di più. Io non voglio che diventi più grande, altrimenti non mi andrà più bene e io non potrò più infilarmi dentro il paradiso. Agnese cara, il paradiso non è un posto con sbarre o finestre. Voglio dire, quanti questi? Io devo perdere peso. Mia cara bambina. Mi guardi, sono grasso, sono una palla. Dio mi spazzerà via, questo è quello che lei ha detto. Lei chi? La mamma. Dice che diventerò grossa ogni giorno di più fino a quando non scoppierò. Ma se io resto piccola, questo non succederà. La mamma ti ha detto questo? Ma sì. Agnese cara, tua madre è morta. Ma lei guarda. Lei ascolta. Sciocchezze. Ora sono io tua madre e voglio che tu mangi. No, non ho fame. Devi mangiare qualcosa, Agnese. No, non voglio. Mi basta l'ostia. Ma io non credo che un'ostia consacrata contenga il fabbisogno necessario. Contiene Dio? Sì. Sì, certo. Contiene Dio. Madre, che cosa significa quella parola? Generato. Generato? Non lo sai? Che Dio è mio padre? Beh, solo spiritualmente. Generare. Lei lo chiama così, ma io non capisco. Lei dice che è quando Dio ci consegna le nostre madri in fagottini da 4 kg e 300 grammi. Madre, io devo tornare ad essere di 4 kg. Vieni. No, 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 no. E adesso cosa c'è che non va? Mi stanno dando una punizione. Ma chi e per quale motivo? Non lo so. Come? Oh mio Signore, è iniziato questa mattina e io non riesco a fermarlo. Perché a me, madre? Perché a me? Quanto tempo è durato? L'indomani mattina non c'era più nulla. E è successo altre volte? Non che io sappia. Ma l'hanno andata da un medico? No, non ne vedevo la necessità, aveva ricominciato a mangiare. E lei ha pensato che il problema fosse tutto lì? Farle trambugiare un po' di cibo e che tutto sarebbe passato? No, naturalmente, ma lei pensa che sia semplicemente un'isterica, vero? No, non semplicemente. Ma io l'ho visto, ho visto il palmo della sua mano, ma lei crede che sia stato l'isterismo a fare quello? Succede da secoli. Agnese non è l'unica, e lei lo sa. È solo un'altra vittima. Sì, vittima di Dio. È questa la sua innocenza.
Lei appartiene a Dio. E lei pensa che io voglia portarla via da lui. Io voglio solo aprirle la mente. Al mondo? A se stessa. Così potrà cominciare a guarire. Ma questo non è il suo lavoro, non pensa? Lei è qui per fare una diagnosi, non per aprirle la mente. Io sono qui per aiutare questa ragazza in qualsiasi modo ritenga più opportuno. Questo è il mio dovere in quanto medico. Lei deve soltanto pronunciarsi il prima possibile sulla sua salute mentale e non interferire con le indagini in corso. Queste sono parole del giudice e non mie. Quando io lo riterrò possibile, e non al più presto possibile, e non sono ancora giunta a una decisione. E poi perché questa fretta? Se dico che è pazza va in manicomio, ma se dico che è sana va in prigione. Pazzia temporale allora. Ah certo, io in tutta onestà dovrei dire che una bambina che all'età di 10 anni vede madonne che sanguinano e 20 anni dopo strangola uno e un altro temporaneamente pazza. No, sorella, questo caso è un po' più complicato di così. Ma più tempo lei ci metterà, più difficile sarà per Agnese. Ma perché? Perché il mondo è un'esperienza piuttosto traumatizzante per qualcuno che non lo ha visto per 30 anni. Io spero soltanto che qualunque sia la sentenza, il giudice le permetta di tornare in convento e scontare qui la sua pena. Io non la rimanderei all'origine del suo problema. Cioè? Lei la manderebbe in prigione? Se pensassi che fosse colpevole di delitto premeditato, certo che lo manderei in prigione. Oppure in manicomio? Sì, se pensassi che questo potrebbe aiutarla. Ma il manicomio la ucciderebbe. Ma perché? Il convento la salverebbe. Aveva un buco nel palmo della mano, non mangiava due settimane e lei non l'ha neanche mandata dal medico. Quella creatura poteva morire. E tutto per qualche stupida idea preconcetta che sarebbe stato meglio se fosse rimasta in convento. Ma non è morta. Non è morta, non è così. Se altri avessero visto quello che ho visto io, Agnese ora sarebbe di pubblico dominio, giornali, psichiatri, oggetto di scherno, e lei non se lo è. Ma ora ci sta dentro. Sì. Sì, certo che ci sta. Facevamo delle discussioni tremende, mia madre e io. Quando per un periodo brevissimo mi fidanzai con un francese molto romantico che mia madre detestava e che di conseguenza io adoravo. Passammo nottate intere a urlare a causa di quell'uomo, fino a diventare rauche. E poi per anni io non ho più pensato a lui. Quello che era successo è che io ero rimasta incinta. E francamente non mi ci vedevo tanto come mia madre. Lui invece sì che mi ci vedeva. Ragione per cui lo mollai. Un'altra volta disse a mia madre che Dio era morto e lei si buttò per terra in ginocchio a pregare per le nostre anime. Questo accadde dopo la morte di Maria. Io non sono mai stata una cattolica molto osservante. I miei dubbi sulla fede cominciarono che avevo 6 anni. Ma dopo la morte di mia sorella, mi allontanai dalla religione più in fretta di quanto la mia mente avrebbe mai potuto supporre. Mamma non mi ha mai perdonato e io non ho mai perdonato la Chiesa, ma ho imparato a convivere con la mia rabbia e anche a dimenticarla, fino a quel primo meraviglioso momento in cui Agnese è entrata in quella stanza. Dottoressa. Agnese. Voglio che tu mi dica che cosa provi per i miei amati. Oh, non mi piacciono. Mi fanno paura. Ho paura di farli cadere. Ho paura che crescano troppo in fretta e possano scivolare via dalle mie braccia. Vede, hanno un punto delicato proprio qua nel centro della testa e se li fai cadere proprio su quel punto diventano stupidi. È lì che mi hanno fatto cadere quando ero piccola. Io non capisco le cose. Quali cose? I numeri. Non capisco dove vadano a finire. Puoi passare una vita intera contando, ma non arriverai mai alla fine. Neanche io li capisco. Tu pensi che mi abbiano fatto cadere sulla testa? Oh, spero proprio di no. È una cosa terribile. Una delle più grandi tragedie della vita, quella di cadere sulla testa. E poi ci sono altre cose. Quali? Ogni cosa. Qualche volta mi sveglio e non riesco proprio ad afferrare il mondo. Non sta fermo. E allora cosa fai?
Parlo con Dio. Lui non mi fa paura. È per questo che sei una suora? Penso di sì. Ma tu non credi che Dio possa agire anche attraverso altre religioni, altri modi di vivere? Non lo so. Io potrei parlare con lui. Potrebbe provarci, ma non so se lei l'ascolterà. Perché? Perché lei non ascolta lui. Elise, hai mai pensato di lasciare il convento per qualche altra cosa? Oh no. No, non c'è nient'altro. Il convento mi rende felice. Solo lo stare qua mi aiuta a dormire la notte. Hai problemi di sonno? Sì. Mi vengono dei terribili mal di testa. Anche mammina ce li aveva. Si stendeva al buio con una pezza bagnata sul viso e mi diceva di andarmene. Lei sapeva ogni cosa. Sapeva cose che nessun altro sapeva. Quali cose? Il futuro. Lei sapeva quello che mi sarebbe successo, per questo mi teneva nascosta. Non che mi importasse, Non mi piaceva andare a scuola e poi mi piaceva stare con mammina. Mi raccontava ogni sorta di cose. Lei mi disse che sarei entrata in convento e così è stato. Sapeva perfino di questo. Di questo? Questo. Di me? Questo. Come faceva a sapere di questo? Qualcuno gliel'aveva detto. Chi? Non lo so. Agnese. Lei si metterà a ridere. No, prometto che non rida. Chi gliel'aveva detto? Un angelo. Durante uno dei suoi mal di testa, poco prima che io nascessi. Tua madre vedeva spesso gli angeli? No, solo quando aveva il mal di testa. E non sempre, qualche volta. Tu li vedi gli angeli? No. Pensi che tua madre li vedesse veramente? No. Ma non potrei mai dirglielo. Perché? Si arrabbierebbe. Mi punirebbe. In che maniera ti punirebbe? Mi punirebbe. Amavi tua madre? Sì, sì. Hai mai desiderato diventare tu stessa una madre? Io non potrei mai essere una madre. Perché? Perché non sono grande abbastanza, inoltre io non lo voglio un bambino. Perché no? Perché non lo voglio. Ma se tu ne volessi uno, cosa faresti per procurartelo? Lo adotterei. E da dove verrebbe il bambino adottato? Da un'agenzia. E prima dell'agenzia? Da qualcuno che non lo voleva. Come te? No, non come me. Agnese, come ti ha avuto tua madre? Un errore. È così che ti diceva? È stato un errore. È così che ti diceva tua madre? Lei sta cercando di farmi dire che mia madre era una donna cattiva, che non mi amava, non mi voleva, ma questo non è vero. Perché mia mamma era una donna buona, una santa, e mia madre mi aveva voluto, ma lei non vuole saperne dei suoi aspetti buoni, l'unica cosa che gli interessa è la malattia. Zia, io non posso credere che tu lo sappia tu da un senso. Io non posso farci niente, se sono stupida. Che tu non abbia idea di chi sia stato il padre del bambino. Se lo sono inventato. Che non abbia nessun ricordo del suo concepimento. Non è che lo... E che non crede che sia stata incinta. È stato un errore. Che cosa, il bambino? Tutto! Le suore non hanno bambini. Agnese... No, non mi tocchi! Non mi tocchi! Io lo so che cosa vuole lei da me. Lei vuole portarmi via Dio. Dovrebbe vergognarsi. Dovrebbero rinchiuderla la gente come lei. Lei ci odia, vero? Cosa? Le suore. Lei odia le suore. Non capisco di cosa stia parlando. Il cattolicesimo, allora. Detesto l'ignoranza e la stupidità. E la Chiesa cattolica? Non ho detto niente sulla Chiesa cattolica. Lei ha a che fare con un essere umano. Qui non si processa il cattolicesimo.
Io voglio che lei tratti Agnese senza alcun pregiudizio religioso, o sarò costretta a far assegnare questo caso a un altro psichiatra. Ma come si permette di dirmi come devo condurre il mio lavoro? In questo caso riguarda anche lei. Come può pensare che io possa essere influenzata o costretta o qualsiasi altra cosa lei stia tentando di fare? Ma chi si crede di essere? Pretende l'applauso per come ha gestito questa ragazzina? Non è una ragazzina. E ha maggior ragione. Ha diritto di sapere che là fuori esiste un mondo pieno di gente che non crede in Dio e che non per questo è peggiore di lei. Gente che non ha mai piegato le ginocchia davanti a nessuno. E gente che ancora si innamora e fa bambini e talvolta è molto felice. Lei, il suo ordine, la sua chiesa l'avete tenuta nell'ignoranza. Ma cosa dice? Cioè che l'ignoranza è vicina alla castità. Castità, povertà e ignoranza. Io non sono vergine, dottoressa. Sono stata sposata per 23 anni, due figli, persino dei nipotini. Sorpresa? Sono felice di sapere che sono stata un fallimento come moglie e come madre. I miei figli non mi vedranno più. Questa è la loro vendetta. Credo che dicano ai loro amici che sono morta. Ora non mi dica, dottoressa Freud, che sto pagando per i miei errori passati. Lei la può aiutare. Lo sto facendo. No, lei la sta proteggendo. Lasci che veda in faccia il grande mondo cattivo. Cioè lei? Sì, se questo le fa comodo di pensare. E che vantaggi ne avrebbe? Indipendentemente da quello che lei deciderà, sarà la prigione o il manicomio. E la differenza fra i due è assai esile. C'è una terza possibilità. Quale sarebbe? La soluzione. Come? Innocenza. Innocenza legale. Io sono sicura che il giudice farebbe di tutto pur di evitarsi questo processo. Cosa le serve? Risposta. Chieda. Non ricorda qualcosa al di fuori del normale che possa essere accaduto all'epoca del concepimento, tipo dei visitatori dei conventi? No, non mi pare. Dio, le lenzuola. Io avrei dovuto capire, avrei dovuto sospettare di qualcosa. Ma cosa volevo? Quella sera le lenzuola erano scomparse. Una delle sorelle era venuta da me a lamentarsi. Così io la mandai a chiamare. Sorella, suor Margherita dice che hai dormito sul materasso nudo. È vero? Sì. Perché? Nel Medioevo i frati e le suore dormivano nelle loro bare. Ma qui non siamo nel Medioevo. Questo li rendeva santi. Questo li faceva stare scomodi. Sono certa che se dormivano male il giorno dopo erano irritabili come muli. Sì, madre. Ma tu davvero pensi che dormire su un materasso nudo equivale a dormire in una bar? No. Allora dimmi dove sono le tue lenzuola. Le ho bruciate. Perché? Erano macchiate. Sorella, ma tu non sei più una novizia. Quante volte devo dire a te e alle tue consorelle che il maestro è un processo assolutamente naturale e che non c'è nulla di cui vergognarsi. Sì, madre. Allora ripetilo. È un processo assolutamente naturale e non c'è nulla di cui vergognarsi. Agnese, però mettici l'intenzione. È un processo assolutamente... Agnese, ma cosa... Non è per quello, madre! Ma cosa vuoi dire? Non è per quello. Non è il mio periodo mensile. O vuoi che chiamiamo un medico? Io non lo so che cosa è successo. Mi sono svegliata e c'era del sangue sulle lenzuola. Ma io non capisco. Io non so che cosa ho fatto di sbagliato e perché debba essere punita. Ma punita perché? Io non lo so, madre, non lo so. Agnese, adesso ti prego, calmati. Calmati. Non lo so. Non piangere più, ti prego. Vuoi cantare qualcosa con me? Non lo so. Agnese, cantiamo insieme. Aiutami. Salve Regina. Ti va? Salve, salve Regina, salve Regina, Mater misericordiae,
spes nostra salve. A te clamamus, exsule spiriti ere, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrima. Vado a cercarlo. Una psichiatra e una suora morirono e andarono in paradiso. Davanti ai cancelli tempestati di perle, San Pietro diede loro un formulario e leggendo le risposte il santo disse: «Vedo che siete nati lo stesso giorno nello stesso anno». «Sì», rispose la dottoressa. «E che avete gli stessi genitori?» «Sì», rispose la suora. «Dunque dovete essere sorelle?» La suora sorrise maliziosamente, ma fu la dottoressa a rispondere: «Sì, siamo sorelle». «E allora dovete essere due gemelle?» «Oh no», risposero entrambe. «Ma come? Stessa data di nascita, stessi genitori, sorelle, ma non siete due gemelle?» Trovai questo enigma per puro caso, pubblicato a pagina 33 di una vecchia rivista fuori commercio. E in quel momento mi convinsi che Agnese doveva essere del tutto innocente. Chi avesse ucciso il suo bambino e come avrei potuto approvarlo erano degli interrogativi a cui io sola avrei potuto dare una risposta. Ma per ora l'unica risposta che avevo trovato era quella all'enigma, pubblicata a pagina 117. Le due donne erano il frutto di un parto trigemino. Il mio problema aveva un duplice aspetto. Volevo provare giuridicamente l'innocenza di Agnese e volevo farla stare bene. Io non sono malata. Ma sei aiutata? Non è così? Che lei continua a ricordarmelo, se lei se ne andasse io non ci penserei più. E sei infelice? Tutti siamo infelici, anche lei è infelice, non è vero? Agnese... Oppure lei non lo è? Sì, qualche volta. Solo che lei pensa di essere più fortunata, perché non ha avuto una madre che le diceva e faceva cose che non sempre erano carine. Ma lei non sa che mia madre era una donna meravigliosa e anche se lo sapesse lei non l'ammetterebbe perché pensa che era una donna malvagia, non è vero? Agnese... Mi risponda! Lei non mi risponde mai! Sì, io penso che tua madre sbagliasse qualche volta. Ma questo è per via di me. Perché ero io cattiva, non lei. Che cosa facevi? Io sono sempre cattiva. Che cosa fai? No. Che cosa fai? Io respiro. Che cosa ti ha fatto tua madre? Agnese, se non riesci a dirmelo, fai un cenno con la testa. Sì o no? Ti picchiava? Ti faceva fare qualcosa che non volevi fare? Facendoti fare questa cosa ti faceva sentire in imbarazzo.
faceva sentire a disagio? Ti faceva male? Cosa ti faceva? No. A me puoi dirlo? No, non posso. Tua madre è morta, vero? Sì. Dunque non può più farti del male? Sì, che può. Come? Lei osserva. Lei ascolta. No, Agnese, non ci credo. Parla, io ti proteggerò da lei. Lei? Sì. Lei mi fa togliere i vestiti. E poi? Mi prende in giro. Ti dice che sei brutta? Sì. E che sei stupida? Sì. E che sei uno sbaglio? Lei dice che tutto il mio corpo è uno sbaglio. Perché? Dice che se non faccio attenzione presto avrò un bambino. Come fa a saperlo? I suoi mal di testa. Già. E poi mi tocca. Dove? Laggiù, con la sigaretta. Non ti prego, bambina, ti prego, non mi toccare, sono buona, non sarò più la tua bambina cattiva, ti prego, bambina, ti prego, ti prego. Agnese, calmati. Calma. Io vorrei chiederti una cosa. Che cosa? Vorrei che tu facessi finta, solo per una volta, che io sia tua madre. Lo so, tua madre è morta e tu ormai sei cresciuta, ma io voglio che solo per un istante tua madre torni in vita e che quella sia io. Devi dirmi che cosa provi. Io ho paura. Non devi. Io voglio solo aiutarti. Lascia che ti aiuti. D'accordo. Agnese, sei brutta! Che cosa mi dici? Non lo so. Certo che lo sai. Agnese, sei brutta! Cosa rispondi? No, non lo sono. Sei carina? Sì. Agnese, sei stupida! No, non lo sono. Sei intelligente? Sì. Agnese, sei uno sbaglio! Io non sono uno sbaglio! Io sono qui, non è vero? Come faccio a essere uno sbaglio se sono qui? Dio non fa sbagli! Lei è uno sbaglio, vorrei che fosse morta! Agnese, stiamo solo facendo finta. Calmati. Vorrei chiederti un altro favore. Che cosa? Puoi dirmi di no se non ti piace quello che sto per chiederti. Io vorrei il permesso di ipnotizzarti. Perché? Perché ci sono delle cose che mi potresti dire sotto ipnosi che altrimenti non riusciresti a dirmi adesso. Ma madre Miriam lo sa. Madre Miriam ti vuole molto bene. Così come ti voglio molto bene anch'io. Sono sicura che non avrà nulla da obiettare. Davvero mi vuole bene? O lo dice così, tanto per dirlo? Ti voglio veramente bene. Tanto quanto me ne vuole madre Miriam. Tanto quanto il bene che ti vuole Dio. Allora d'accordo. Ti ringrazio. Adesso puoi andare. Cosa ha trovato? Cosa ha trovato lei?
dei fatti molto inquietanti che riguardano sua madre. Sì, non era proprio quel che si dice una donna sana. Perché l'ha conosciuta? Prima della sua morte ci scrivevamo. Quanti anni aveva Agnese quando sua madre è morta? 17. Perché è stata mandata proprio da lei? È stata sua madre a chiederlo. Perché non è stata mandata dai parenti più prossimi? È così che è stato fatto. La madre di Agnese era mia sorella più piccola. Allora lei mi ha mentito. Ma su tutto mi ha detto di non aver mai visto Agnese prima che mettesse a piede in convento. Ma è vero. Mia sorella era la classica pecora nera, scappata via di casa quando era ancora piccola. Poi io entrai in convento, cominciò a scrivermi, mi disse di Agnese e mi chiese di prendermi cura di lei nel caso fosse successo qualcosa. E il padre? Beh, sentire lei poteva essere stato chiunque. Temeva che Agnese avrebbe seguito le sue orme e fece di tutto per evitarlo. Sì, tenendola in casa a parlare con gli angeli invece di mandarla a scuola. Mia sorella beveva troppo, ma questo l'ha uccisa. Ma adesso non sa quello che sua sorella diceva ad Agnese? Non credo mi interessi sapere. La molestava! Santo Dio! Vieni qui, vi è ben altro da scoprire. Non è così? Molti piccoli, sporchi segreti. Tiri via le lenzuola, che cosa trovi una nipote? Ma gliel'ho detto perché non pensavo fosse importante. No, è perché questo la rende doppiamente responsabile. Se solo avessi saputo che Agnese stava soffrendo. Ma come poteva non saperlo? Sapeva che era un'alcolizzata, sapeva che non la mandava a scuola. Non lo sapevo. Perché non ha fatto niente per fermarlo? Non lo sapevo. Ma già, ma questa per lei non è una risposta, vero? No. Cosa ha trovato nel diario? Che le lenzuola probabilmente si erano macchiate la notte del sabato. Un sabato in cui morì una delle nostre sorelle più anziane. Io ero occupata in infermeria, ma non ricordo nessun ospite al convento. Fu impartita l'estremunzione quelle sere? Sì, certo. E dunque padre Marshall doveva essere presente. Ma non penserà davvero che padre Marshall... Ma qualcuno doveva essere stato? Se non è stato padre Marshall, chi? Tanto lo scopriremo molto presto. Ho avuto da Agnese il permesso di ipnotizzarla. E il mio di permesso? Agnese ha 30 anni, non ha bisogno di permessi. Sono la sua madre superiora. Questo vuol dire che glielo negherà? Voglio soltanto dire che vi è una giovane donna, semplice, meravigliosa. E infelice. Ma con noi era felice, dottoressa, e potrebbe continuare ad esserlo se solo fosse lasciata in pace. E allora perché avete chiamato la polizia? Perché non avete seppellito il bambino in giardino e non l'avete fatta finire? Perché ho dei principi morali, ecco perché. Stronzate. Le stronzate le dirà lei. La Chiesa Cattolica non ha un pizzico di moralità, madre. Ma cosa c'entra la Chiesa Cattolica? Che cosa le abbiamo fatto di male? Nulla. So riconoscere un'ex cattolica a un chilometro di distanza. Che cosa le abbiamo fatto, dottoressa Livingstone? Vuole davvero saperlo? Sì. Cominciò in prima elementare, quando una mia compagna fu travolta da un camion mentre veniva a scuola. La suora disse che era morta perché non aveva detto le preghiere del mattino. Una donna stupida. Sì. E questo è tutto? Questo è tutto. Quanto basta. Era una bambina bellissima. Cosa c'entra questo? E io non lo ero. Perché non io? Neanche io avevo detto le preghiere del mattino ed ero brutta, grassa, con le lentiggini su tutto il viso. Suor Maria Creta mi chiamava signorina Livingstone Appallini. Cioè vuol dire che lei ha lasciato la chiesa perché aveva le lentiggini? Ma... sì. Ho lasciato la chiesa perché avevo le lentiggini e indovino un po'. Questo è anche il motivo per cui io... detesto le suore. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.
perché il canto di Agnese è così importante per lei? Quando ero piccola, avevo l'abitudine di parlare col mio angelo custode. Sì, proprio come gli altri bambini hanno dei compagni di gioco invisibili. Io mi divertivo a parlare con gli angeli. Ma verso i 6 anni smisi di ascoltare e il mio angelo smise di parlare. Poi crebbi, mi innamorai, mi sposai, rimasi vedova ed entrai in convento. Un giorno guardai dentro me stessa e lo sa cosa vidi, dottoressa? Nient'altro che una suora che non era certa di nulla, neppure del paradiso, neppure di Dio. Ma un giorno, mentre passeggiavo, sentii una voce bellissima. Era Agnese che cantava. E tutti i miei dubbi su Dio, sulla fede, scottavano, svanirono in quell'istante. Avevo riconosciuto la voce. Non me la porti via di nuovo, dottoressa. Mia sorella è morta in un convento. Ed è sua la voce che io sento. Le dà ancora fastidio il mio fumo? Come? E vuole una? Mi piacerebbe, ma no, grazie. Ma perché? Non pensa che anche i santi avranno fumato? Senza dubbio. Naturalmente non gli asceti, ma magari San Tommaso. Lunga, sottile e compatto. Sant'Ignazio... Credo che avrebbe fumato le cave e poi avrebbe spento le cicche sotto le tappe dei piedi. Persino Cristo avrebbe tirato una boccata in compagnia. Certo, con Maria Maddalena, la tipica fumatrice di spinello. Santa Giovanna, vediamo, masticherebbe tabacco al mentolo. E i santi di oggi che cosa fumano? I santi non esistono più, santi si nasce, oggi nessuno nasce più santo. Si può almeno provare a essere buoni, non credi? Ma la bontà c'entra pochissimo, non tutti i santi erano buoni, anzi, la maggior parte di loro erano un po' folli, ma i loro cuori erano con Dio, nelle sue mani, sin dalla nascita. Oggi siamo tutti solidi, pratici, coi piedi per terra. Non c'è più posto per i miracoli. Ma sapesse, mia cara, quanto mi mancano. È ora di cominciare con l'ipnosi. Potrei assistere? Sì, certo. Allora cominciamo. L'ipnosi durò 7 settimane, 1 ora al giorno, tra un cleptomane e un esibizionista, tra il pranzo e la cena, intervallata da nottate insonni e weekend che non avevano mai fine, ma i miei ricordi. Quelli arrivano anche troppo facilmente. A volte non mi lasciano neanche finire una frase, escono fuori galoppando a metà di un pensiero. Lo so, se solo riuscissi a mettere un punto alle mie lucubrazioni, se ne andrebbero via. Sono spaventata. Posso farti dire o fare niente che tu non voglia dire o fare. Senti. Chiudi gli occhi e rilassati. Adesso immagina che stai ascoltando un coro di angeli, la loro musica. È così meravigliosa e così vera che la puoi quasi toccare. Ti avvolge come se fossi immersa in una vasca d'acqua, molto calda e confortevole. L'acqua è così calda
che quasi non ti accorgi che c'è. Tutti i muscoli del tuo corpo si sciolgono. L'acqua ti arriva fin sotto il mento, ma devi ricordare che quest'acqua è musica e così, anche se sei immersa, puoi continuare a respirare liberamente e profondamente. Ora l'acqua copre il tuo mento, la tua bocca, il tuo naso, i tuoi occhi. Quando conterò fino a tre, ti sveglierai. Agnese, mi senti? Sì. Io chi sono? La dottoressa Livingston. E perché sono qui? Per aiutarmi. Tu perché sei qui? Perché sono nei guai. Quale genere di guai? Quale genere di guai, Agnese? Ho avuto un bambino. Come hai fatto ad avere un bambino, lo sai? È venuto fuori, da me. Tu sapevi che sarebbe venuto fuori? Sì. Volevi che venisse fuori? No. Perché? Perché avevo paura. Paura di cosa? Di non essere degna. Di essere madre? Sì. Perché? Posso aprire gli occhi adesso? No, non ancora. Fra poco, ma non ancora. Come ha fatto il bambino a entrare dentro di te? Lo sai? È cresciuto. Lo sapevi dall'inizio che avresti avuto un bambino? Sì. Come facevi a saperlo? Lo sapevo e basta. Cosa hai fatto al riguardo? Ho bevuto tanto latte. Perché? Perché è buono per i neonati. Dunque volevi che il bambino fosse sano? Sì. E perché non sei andata dal dottore? Perché nessuno mi avrebbe creduto. A cosa? Che avresti avuto un bambino? No, non quello. A cosa non avrebbero creduto? Agnese, c'era qualcun altro che sapeva del bambino? Sì. L'avevi detto tu a questa persona o questa persona l'aveva indovinato? L'aveva indovinato. Si arrabbierà se le dici il suo nome? Mi ha fatto promettere di non dirlo. D'accordo. Fra poco, Agnese, ti dirò di aprire gli occhi. E allora vedrai la tua stanza come l'hai vista una sera di circa 4 mesi fa, la sera in cui sei stata molto male. Sono circa le 6 del pomeriggio. Che cosa hai fatto questa sera prima di andare a letto? Ho mangiato. E poi? Ci siamo alzate, abbiamo sparecchiato e siamo andate in cappella per i vespri. E dopo? Non mi sono sentita bene, sono tornata in camera mia. Cosa ti sentivi? Ero solo un po' stanca. Ho bevuto un po' di latte e sono andata a letto. Chi ti ha dato il latte? Suor Margherita, mi pare. Era lei che sapeva del bambino? Ora, Agnese, voglio che tu apra gli occhi e veda la stanza com'era quella sera. Che cosa vedi? Il mio letto. Cos'altro? La sedia. Dove si trova? Qui. Cos'altro vedi? Il crocifisso. Sopra il letto? Sì. Cos'altro? Qualcosa che di solito non c'è? Sì. Cosa? Un
un cestino per la carta straccia. Tu sai chi l'ha messo lì? No. Sai perché lì? Per me che sto male per usarlo. Che cos'hai? Ho male allo stomaco. È come se avessi mangiato del vetro. Che cosa fai? Mi viene da vomitare, ma non ci riesco. È vetro! Uno deve essere lì, mi ha dato da mangiare del vetro! Chi di loro? Non lo so, sono tutte gelose, ecco perché! Gelosa di chi? Di me! Acqua! Acqua, tutta acqua! Perché non viene nessuno? Non possono sentirmi! Perché? Sono tutte vespri! Ce la fai tu andare da loro? No! Bisogna attraversare l'edificio! Non voglio che questo succeda, non lo voglio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ti prego, vattene! Vattene, non ti voglio qui! C'è qualcuno nella stanza insieme a te? Non mi toccare, per favore, per favore! Sufficientemente bene da tenerti in piedi? Sì. Allora ti prego, adesso vai via. E rispetto. Per lei? Per Agnese. Lei pensa ancora che sia una santa? Non ho mai detto che lo fosse, ma è una persona eccezionale, dottoressa. E allora me lo dimostri. Canta! È forse l'unica? Sanguina spontaneamente, digiuna. Questo dovrebbe dimostrarmi che è intoccabile. Io voglio un miracolo. Niente di meno. Solo allora la lasciamo stare. Vuole un miracolo? Il padre. Chi è? Appunto. Perché dovrebbe essere stato qualcuno? Lei è pazza, come il resto della sua famiglia. Io non so se è vero, dico solo che potrebbe essere stato possibile. Ma come? Una grande colomba bianca sarebbe entrata volando dalla sua finestra? Certo che no. Sarebbe un tantino allarmante, non crede? Il secondo messia eliminato dalla sua resterica. Questo non è il secondo messia, non mi fraintenda. Ma si è appena detto che non c'è alcun padre. Se questo fosse vero, e intendo se, sarebbe un evento scientifico leggermente miracoloso. Niente di più. Anche se
fosse un miracolo della scienza, ci sarebbe comunque una spiegazione razionale. Un miracolo è un evento senza spiegazioni, dottoressa. Ecco perché persone come lei non riescono a crederci, perché lei esige una spiegazione e se non la riceve se ne inventa una. Questa è pura follia. La mente è una cosa straordinaria, dottoressa, lei lo sa quanto me. Se Agnese è stata in grado di procurarsi un buco nella mano senza l'aiuto di un chiodo, perché non un bambino nel suo ventre? Sta parlando di partenogenesi? Se può farlo una rana, perché non può farlo Agnese? Ma andiamo, madre! 2000 anni fa, un uomo è nato senza un padre. Ora nessuna persona intelligente accetta questo fatto senza porsi la domanda, eppure molti di loro sono felici di non domandarsi più perché. L'Immacolata Concezione era solo una bugia, raccontata da una moglie spaventata a un marito cornuto. E questa sarebbe una spiegazione plausibile, perché è solo questo che lei va cercando, la plausibilità. Sì, posso metterci, perché le ragioni possono e debbono essere provate. Ma lei non troverà mai una risposta a tutto, dottoressa. Uno più uno fa due, ma ciò porta a quattro, e poi a otto, e così via, all'infinito. Il prodigio della scienza non è nelle risposte che dà, ma nelle domande che solleva. Lei, ad esempio. Lei non riesce a dormire la notte cercando qualcosa per aiutare Agnese. Perché? Perché? E allora, secondo lei, è stato Dio. Dico solo che forse Dio lo ha permesso. Dio l'avrebbe permesso di avere un bambino. Non divino. No, non divino. Solo un bambino. Senza l'intervento di un uomo. Questa è quella a cui vorrei credere. Senza prove. Sì, decisamente senza prove. E allora come spiega le lenzuola macchiate di sangue la notte del concepimento? Non posso spiegare. E perché sarebbe morto il bambino? Non lo so. Dio avrebbe commesso un errore e poi avrebbe cercato di correggerlo. Non dica sciocchezze. Oh, questa è tutta una presa in giro per portarmi fuori strada. Perché dovrei volere questo? Perché è un delitto quello di cui stiamo parlando. Delitto? Lei pensa che... che Agnese sia innocente. Sì, anch'io in qualche modo penso che sia innocente. E come lei non ho le prove, ma io sto cercando. E se c'è qualcosa, io lo troverò. Ma non le interessa quello che Agnese ci ha appena detto circa quella persona nella sua stanza? Chi era quella persona, madre Miriam? Era lei? Se lei continua a credere che questo sia un delitto, deve rivolgersi al procuratore distrettuale, non a me. E decisamente non ad Agnese. Dove sta andando? In procura. Perché questo caso le venga tolto. Mi sto avvicinando troppo alla verità. Agnese è innocente, è vero? La saluto, dottoressa. Oh, no, no. La saluto. In quanto a quel miracolo che lei voleva, l'ha già ottenuto. È un miracolo molto piccolo, ma lei se ne accorgerà molto presto. Quella notte sognai che ero una levatrice. Ero vestita di bianco, la stanza in cui mi trovavo era tutta bianca e fuori dalle finestre vedevo solo montagne di neve. Sotto di me, su un tavolo, era distesa una donna pronta per un cesareo. La donna cominciò a urlare e io lo sapevo che dovevo tagliare prima possibile per tirar fuori il bambino. Feci scivolare un coltello nel suo ventre e improvvisamente sentì una manina afferrare un mio dito
E le mani della donna premevano in giù la mia testa e la piccola creatura che era dentro di lei mi attirava dentro fino ai gomiti, alle spalle, al mento, ma quando aprii la bocca per urlare mi svegliai e vidi le mie lenzuola sporche di sangue, del mio sangue, il mio ciclo mestruale che si era interrotto qualche anno prima. Quella notte improvvisamente ritornò. Cosa avrei fatto con un bambino? Nulla. Il giorno dopo mi rivolsi nuovamente alla corte e ottenni il permesso di occuparmi ancora di Agnese. Io ero così sicura di essere nel giusto. Forse come medico avrei dovuto essere più sicura, ma come persona io non sono fatta di granito. Sono fatta di carne, di sangue, di cuore e di anima. Questo è quanto. Il pensiero non compiuto. L'ultima bobina. Nessuna alternativa in vista. Così ha vinto lei. Non aveva sentito abbastanza, dottoressa? Ho deciso di ipnotizzarla di nuovo e di porre a lei delle domande che non ero riuscita a farle prima. L'ascolti? Perché lei molto abilmente le aveva schivate. Mio Dio, ma lei è vendicativa. Lei sapeva che Agnese non si sentiva bene in quel periodo? Sì. E non l'ha mandata da un medico? No, non ci sarebbe andata. No? No, aveva paura. Di cosa? Gliel'ha detto lei o l'ha supposto? Senta, io non voglio continuare con questa tortura. No, io non la sto torturando, le sto solo facendo una domanda. Lei sapeva che Agnese era incinta? Sì. E non l'ha mandata dal medico? Era troppo tardi. Troppo tardi per cosa? Troppo tardi. Per abortire? Non sia ridicola. Troppo tardi per cosa? Troppo tardi per fermarlo. Il bambino? Lo scandalo! Era troppo tardi per fermarlo, ma io dovevo tentare. Così mi feci promettere di non dire niente a nessuno. Avevo bisogno di tempo per riflettere. E non l'ha avuto? No. Quella sera, quando Agnese è stata male, io mi accorsi che il tempo era scaduto. Sì. Così si recò nella sua stanza per aiutarla a partorire. No, non voleva essere aiutata. Ma lei voleva che il bambino fosse fuori dai piedi prima possibile. Questo non è vero. Lei ha nascosto il cestino nella sua camera. Il cestino era lì per il sangue e le lenzuola sporche. E per il neonato? No! Lei ha legato il cordone ombelicale intorno al collo del bambino. Io volevo soltanto che partorisse quando non c'era nessuno in giro. Avrei portato il bambino in un ospedale e lo avrei lasciato lì, ma c'era tanto di quel sangue che mi sono fatta prendere dal panico. Prima o dopo aver ucciso il bambino? L'ho lasciato con lei. Sono andata a chiedere aiuto. Dubito che Agnese dirà le stesse cose che sta dicendo a lei. Allora vuol dire che è una maledetta bugiarda. Va bene. Facciamola finita una volta per tutte. Entrerai di nuovo nella vasca piena d'acqua
Solo che questa volta voglio che immagini che sul tuo corpo vi siano dei buchi. L'acqua defluisce da questi buchi dietro i tuoi occhi. L'acqua è così calda, così pura, come una preghiera. Le tue palpebre sono così pesanti, così sonnolenti. Quando conterò fino a tre, ti sveglierai. Agnese, mi senti? Sì. Io chi sono? La dottoressa Livingston. E chi c'è qui con noi? Madre Miriam Roth. Bene. Agnese, voglio che ti ricordi, se ci riesci, di una notte di circa un anno fa, la notte in cui morì una delle sorelle del convento. Ti ricordi? Sì. Cosa accadde quella notte? Lei mi mandò a letto presto. Lei chi? Madre Miriam. Entriamo nella tua stanza. Cosa vedi? Cosa accadde? Mi sono svegliata. Che ore sono? Non lo so, è ancora buio. Non riesci a vedere nulla? No. Non subito, ma... Cosa? C'è qualcuno nella stanza. Sei spaventata? Sì. Chi è? Chi è lì? Sei tu. Ma io ho paura. Sì. Sì, certo. Perché proprio io? Aspetta, voglio vederti. Cosa vedi? Un fiore. Bianco di cera. Una goccia penetra nei petali, scorre nelle vene. Una minuscola aureola. Milioni di aureole si separano e si dividono, le scie. Sono stelle cadenti che cadono dentro l'iride dell'occhio di Dio. Oh, mio Dio! Egli mi vede. Così meraviglioso, così blu, verde, giallo, foglie marroni, sangue, no, rosso, sangue, il suo sangue, no, il mio sangue. Brucerò nell'inferno perché lo odio! No, Agnese, tu non bruci.
basta, la svegli. No, non ancora. Agnese, stanca io. E io la porto via. No, lei non le appartiene più. Lei appartiene a chi? Lei appartiene a me. E qui rimane. Lei non può. Agnese, cosa è successo al bambino? Non può ricordare. Sì, Agnese, cosa è successo al bambino? Loro l'hanno buttato via. Ma appena nato. Era morto. Era vivo, non è vero? Io non ricordo. Era vivo, non è vero? Non ricordo. Era vivo. Non ricordo. Era vivo. Sì. Cosa è successo al bambino? Non voglio ricordare. Ma poi c'era madre Miriam con te? Sì. Ha preso il bambino fra le sue braccia? Sì. E poi cosa ha fatto? Mi ha lasciata da sola. Con quella piccola cosa. Io l'ho guardata e ho pensato ci deve essere un errore. Ma l'errore è mio, non di mammina. Un errore di Dio. Ho pensato. Io posso salvarla, posso restituirla a Dio. E allora cosa hai fatto? L'ho messa a dormire. Come? Le ho legato il cordone intorno al collo, l'ho avvoltolata nelle lenzuola insanguinate e l'ho stipata nel cestino. Uno, due, tre. Aveva ragione lei. Agnese ha ricordato. Pensare che per tutto questo tempo l'ho creduto un inconsapevole innocente. Grazie. Grazie, dottoressa Livingston. Abbiamo bisogno di persone come lei. Distruggere tutte quelle bugie alle quali persone ignoranti come me fingono di credere. Ma non la perdonerò mai per quello che le ha sottratto. Avrebbe dovuto morire lei, non sua sorella. Lei. Centro del campo di grano proprio dietro la mia stanza. Io ho guardato dalla finestra e ho visto la luna che splendeva su di lui. E alla settima notte egli è venuto nella mia stanza, ha spiegato le sue ali e si è adagiato su di me. E per tutto il tempo egli ha cantato. Anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come si affonda nell'acqua, immergiti in un sonno profondo, nuda e vestita di bianco. Il più bello dei sogni ti accoglierà. Anima mia, chiudi gli occhi pian piano. Non le rividi mai più. Come si affonda? Il giorno dopo Agnese entrò in un ospedale, dove smise di cantare e di mangiare e di vivere. Perché una bambina è stata molestata e un neonato è stato ucciso e una mente è andata distrutta. Perché? Perché questa psichiatra dubbiosa, ex fumatrice, poco più di 3 ore fa ha preso la comunione. Perché? Io non so più che cosa credo, ma voglio credere che lei fosse veramente benedetta
e che abbia lasciato qualcosa, una piccola parte di sé, dentro di me. Questo sarebbe già un miracolo. Non lo sarebbe un miracolo?